Scorso sabato 22 giugno si è tenuta a Roma la manifestazione nazionale per la Vita dal titolo Scegliamo la vita. 30.000 persone, questo è il dato fornito dagli organizzatori, hanno sfilato in corteo da Piazza della Repubblica sino a Piazza Venezia, hanno aderito numerose associazioni civili e religiose. Vi hanno preso parte personalità della politica, sindaci, amministratori con la fascia tricolore, pur rimanendo una iniziativa apatitica, ma che doverosamente interpella il ruolo della politica. La manifestazione è stata impreziosita poi da testimonianze, alcune anche particolarmente toccanti, di cui le cronache hanno anche dato conto in sintesi. Perché una manifestazione per la vita? La motivazione è data dagli stessi organizzatori che così si sono espressi presentando l'iniziativa. Cito, la civiltà orientata al futuro e al progresso ha a cuore i diritti umani, primo fra tutti il diritto alla vita, considera ogni essere umano come soggetto e mai come oggetto. Come persona, fin dall'istante che gli dà origine e identità, il concepimento. La civiltà è umana quanto più si prende cura dei suoi membri più fragili, più piccoli, più poveri, più indifesi. Fine della citazione. Credo che siano considerazioni ragionevoli e condivisibili. È indubbio, anzitutto, che il diritto alla vita. Sia il fondamento degli altri diritti. Poi, che la persona è tale dal concepimento, e abbiamo evidenze scientifiche che ci portano a questa conclusione. Quindi, che proteggendo il più piccolo dei piccoli, il più piccolo dei piccoli, si sprigionano forze morali che consentono di perseguire con maggiore efficacia anche altre e giuste e doverose battaglie in favore di soggetti deboli, quali persone disabili, lavoratori sfruttati, anziani e altri ancora. I promotori eh, si pongono a questo punto una inevitabile domanda, e qui cito nuovamente, come può dunque una società civile, tra virgolette, civile Legalizzare l'uccisione della più innocente di nerme delle creature il bimbo nel grembo materno, abbandonando nella solitudine le loro mamme. Sono parole che suonano come uno schiaffo. Sì, la domanda pone il dito nella piaga di un ordinamento, quello italiano che, come molti altri, legittima la soppressione della vita di un essere innocente e che pertanto pretende di qualificare come diritto ciò che diritto non sarà mai perché l'omicidio di un bimbo nel grembo materno sarà sempre dinanzi a Dio e dinanzi a una retta coscienza un delitto anzi un delitto abominevole al pari dell'infanticidio come è anche ribadito nella Costituzione del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, in particolare al paragrafo 51. L'aborto costituisce anzitutto un atto gravemente contrario alla legge divina, e per questo è annoverato nel Catechismo come uno dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, o similmente che gridano verso il cielo. Canonicamente poi comporta nei confronti di chi lo compie e di chi vi coopera la pena più grave, la scomunica a late sentenze, che separa il responsabile dalla comunione ecclesiale, come prevede il canone 1397. L'aborto resta un atto vigliacco, un crimine perpetrato contro l'essere umano più indifeso. Per questo più volte... Papa Francesco ha affermato che abortire è come, parole sue, è come reclutare un sicario per risolvere un problema. E tuttavia, di recente il legislatore francese e a larga maggioranza ha persino introdotto il diritto di aborto nella Costituzione. Il Parlamento europeo, con risoluzione dello scorso aprile, ha dichiarato la propria volontà di inserire l'aborto nella carta dei diritti fondamentali, niente meno dell'Unione Europea. E persino l'obiezione di coscienza dei medici, l'operato dei centri di aiuto alla vita, sono messi in discussione con argomenti menzogneri e con modalità fraudolente. Proseguono ancora gli organizzatori, esso, cioè l'aborto, cagiona tanta povertà. Alla donna per la maternità negata, all'uomo per la paternità svilita, alla famiglia per l'accoglienza fallita, alla società che vede colpito il vincolo di solidarietà che è fondamento della convivenza umana. Giustamente viene ricordato dunque che un atto tanto grave non esaurisce i propri effetti sul concepito che pure resta la prima e principale vittima. Ad essere violata è pure l'identità e la salute psicofisica della madre, la funzione paterna, l'integrità della famiglia e la solidarietà del consorzio sociale. E si potrebbe aggiungere, rispetto a quanto hanno detto gli organizzatori, quanto sia coinvolto il personale sanitario, si potrebbe dire che è tradita la professione stessa. È violato, quando si tratta di medici, è violato il giuramento di Ippocrate che nella versione originaria, non quella moderna edulcorata, recita non somministrerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale e non prenderò mai un'iniziativa del genere e neppure fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l'aborto. Dinanzi a questo scenario attuale potrebbe insorgere la tentazione dello scoramento, ma è proprio per questo che occorre reagire. Sostengono ancora i promotori della manifestazione, vogliamo guardare al futuro con speranza, ribadendo che ogni figlio concepito è uno di noi, è il futuro dell'umanità. Nell'accoglienza della vita stanno le risorse dell'intelligenza e del cuore per rinnovare la società verso mete di giustizia e di bene. E in ciò ancora si potrebbe aggiungere, sono, sono di incoraggiamento le parole dello stesso pontefice che ha destinato ai manifestanti questo messaggio. Andate avanti con coraggio, nonostante ogni avversità. La posta in gioco, cioè la dignità assoluta della vita umana, dono di Dio Creatore, è troppo alta per essere oggetto di compromessi o mediazioni. Sulla vita umana non si fanno compromessi. Punto esclamativo. Si tratta in definitiva dello stesso concetto espresso da Benedetto XVI in più occasioni attraverso l'espressione principi non negoziabili, appunto. Concludono gli organizzatori della manifestazione con questo appello, uniamoci, testimoniamo pubblicamente il valore della vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, chiediamo leggi che proteggano il diritto alla vita e tutelino veramente la maternità. Sì, perché ancora, potremmo aggiungere, non vi è nulla di ineluttabile. In una legislazione abortista non vi è nessun destino inesorabile in ciò tale legislazione infatti è il frutto di volontà malvagie alle quali occorre contrapporre volontà buone alimentate anche dalla forza della preghiera occorre ricordare che l'ordinamento italiano dall'unità d'italia al 1978 ha represso penalmente l'aborto in tutte le sue forme. Dunque la nostra storia giuridica non coincide con la legge 194 del 78, che può e deve essere abrogata tornando alla piena tutela anche giuridica del concepito. E vi sono anche segnali positivi che non possiamo dimenticare, non possiamo trascurare. La sentenza con cui Proprio due anni fa, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha negato ogni fondamento costituzionale all'aborto in quell'ordinamento. Possiamo ricordare la petizione europea 1 di noi che raccolse circa un milione settecentomila firme certificate, o ancora la recente proposta di legge di iniziativa popolare Un cuore che batte, che con pochi, pochissimi mezzi a disposizione, ha raccolto 106.000 firme. Proteggere la vita nascente, dunque, è nello stesso tempo un obbligo morale, una necessità, ma anche una possibilità.